Il Catania continua la propria campagna di rafforzamento sul mercato, annunciando due nuovi ingressi in organico. Dopo la presentazione di Luca Tabiani, infatti, la società ha ufficializzato due colpi già annunciati di fatto. Si tratta del centrocampista Michele Rocca e dell'esterno difensivo Antonio Mazzotta, palermitano del quartiere Falso Miele. Mazzotta, classe 89, ha completato la sua crescita calcistica nel club della città d'origine, laureandosi campione primavera con il rosanero nella stagione 2008-2009. Nel 2009-2010 l'esterno sinistro ha conquistato la promozione in A con il Lecce grazie al primo posto del torneo cadetto, vissuto nelle quattro stagioni successive con il Pescara, da prima e poi con il Crotone dal 2011 al 2014. E non solo, ecco anche il centrocampista Roberto Zammarini, cresciuto nel settore giovanile del Mantova e ha disputato i primi tornei della sua carriera in Lega Pro con il club lombardo. Dal 2017 al 2023 ha indossato le maglie del Pisa e del Pordenone tra B e C, contribuendo nel 2018-2019 alla promozione di entrambe le formazioni della terza serie al torneo cadetto. Nella prima parte di stagione 15 presenze e una rete in nero-azzurro nel girone A, nella seconda altrettanto in nero-verde nel girone B. Con i friulani ha vinto inoltre anche la Supercoppa di Serie C. Altro colpo di mercato per il Crotone che si aggiudica le prestazioni sportive del calciatore Lucas Felipe. Il club pedagogico, in mano al presidente Verena, ha infatti intenzione di costruire e mettere su una rosa che sappia primeggiare anche quest'anno nel prossimo campionato di Serie C. E stavolta, perché no, cercare davvero il salto di categoria. Dopo Bacchini, la Juve Sabbia potrebbe rinforzare ancora il reparto arretrato. Il nome nuovo della difesa è quello che porta Marco Bellic delle Vicenza, che ha attirato le attenzioni di molti club di Serie C.